Da Bremer e McKennie con Federica Zille. Fede. Sono qui con entrambi, con Bremer che ha il premio di Player of the Match in mano. Certo, grandissima ancora prestazione difensiva della Juve, ancora 0 gol subiti. Però andate via con l'amaro in bocca per questo punticino, un altro big match dove non arriva la vittoria. Sì, sì, veramente un peccato non aver vinto questa partita. Abbiamo essere dominato, però l'importante è fare gol, se non fai gol è difficile. Però complimenti per la squadra, siamo nella strada giusta e dobbiamo continuare così. Mancano i gol, oggi Weston sei stato un attaccante aggiunto, kind of forward today for Juventus, isn't it? Yeah, no, I mean, as a eight and the way that we want to play, we want to make sure that the midfielders and the eights, me, Cole Miners or whoever is playing, is inside the box, giving options, making sure that we get second balls or making runs front post to score goals, because like Bremer said, without goals, it's difficult to win games. It's impossible to win games without scoring goal. Diceva appunto Weston McKennie, difficile vincere le partite senza segnare, anche con Cole Miners davanti, sempre farsi trovare pronti, sempre arrivare per primi sul secondo pallone anche dai centrocampisti. Oggi serviva un contributo in più là davanti. Adesso, insomma, questa Juventus, dov'è secondo te che nasce tutta questa difficoltà con i giocatori così talentuosi che ci sono là davanti nel sbloccare la partita contro l'Empoli, contro la Roma anche oggi? No, sappiamo che non... stiamo iniziando un percorso, quindi è difficile lì trovare subito gol. Abbiamo fatto tanto possesso palla, però l'ultimo passaggio sta mancando. Dobbiamo continuare così, ascoltare Mister cosa ci serve per vincere queste partite. Oggi è arrivato una sostituzione al 45esimo per Dusan, per Vlahovic, conoscendolo, non segnare per così tante partite, un compagno del genere, come la vive, quanta grinta avrà in corpo, quanta rabbia agonistica avrà in corpo Dusan? No, I mean, of course Dusan is a guy, he's a striker. He's born to score goals. He wants to score goals. It's not like he comes out to the game and says, oh, I'm not going to score today, you know. Every game he gives his best. He tries to give his best. Sometimes it's the moment, sometimes it's not. But as a team, we make sure that we keep his head up and tell him to just keep going, because he's an important player for us and the goals will arrive eventually. Ovviamente non sarà felice Vlahovic di essere a secco da diverse partite, ma tutta la squadra deve mettere Dusan nelle condizioni di segnare, continuare a spingere, continuare insomma come aveva iniziato la stagione. Grazie a Bremer, grazie a Weston McKennie, complimenti per il gol contro il PSV in Champions League. Gomota, partiamo proprio no, da qui. Allora, Ciro, chiedo, allora. Ciao mister. Buonasera, mister. No, mister. Allora chiediamo subito se Vlahovic ha avuto un problema fisico o se è stata una sua scelta nel toglierlo nel secondo tempo. No, sta bene, non ha nessun problema, ha fatto un buon primo tempo, i minutaggi che è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità, anche se oggi c'era poca profondità perché la squadra del Napoli è una squadra che viene a pressare, ma quando vedi che possiamo uscire con superiorità loro si mettono più indietro, limitando questa profondità. Cimma è entrato anche lui bene, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, è chiaro che siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dovevamo sicuramente migliorare. Quindi la scelta di UEA va proprio in questa direzione, di cercare di trovare più profondità? No, di alternare, perché oggi nel primo tempo spesso siamo andati la palla esterna, siamo andati tutti in profondità e noi uno va in profondità e l'altro viene a giocare. Cim ha fatto bene questa situazione nel secondo tempo, giocando in appoggio con i suoi compagni e poi attaccare l'area di rigore. Tutte e due, ognuno nel suo modo, con la sua caratteristica, ha aiutato oggi la squadra a fare una buona prestazione. Ciao mister Tiago, ciao mister. Ti volevo chiedere, parlato di profondità, sono d'accordo che una delle caratteristiche di questi 3-0-0 è stato proprio questo, che quando le squadre poi vi aspettano negli ultimi 30 metri, la Juventus ha più qualità di quella che ha fatto vedere in queste tre partite negli ultimi 30 metri per creare maggiori pericoli. È uno step che dovete fare? Ma sicuramente quando una squadra si mette indietro non è facile per nessuno. Oggi siamo arrivati fino a lì, sicuramente abbiamo questa qualità per farlo. La strada è giusta, arrivare fino lì e poi il cambio ritmo e l'attacco della profondità, anche avendo pochissima profondità, ma la dobbiamo continuare a fare. I tiri da fuori l'area, quando troviamo una squadra che
si mette tanto nell'area di rigore con dei difensori che difendono molto bene l'area di rigore, sono tanti modi che possiamo arrivare, abbiamo tanti giocatori con queste caratteristiche e qualità per farlo, la strada è giusta. Mister, è una Juve senza mezze misure, o fate tre gol o non ne fate in questo inizio di stagione, ma questo è anche il secondo big match che affrontate dopo quello con la Roma, stesso risultato, stessa difficoltà. Insomma, questa squadra che risposte trova da questi big match dove non riesce a vincere contro avversari di pari livello? Beh, sicuramente per vincere qualcosa in più, il meglio possiamo fare, perché abbiamo trovato delle squadre forti, che squadre che sanno giocare, squadre che hanno dei buoni giocatori anche loro. I nostri hanno fatto oggi, ripeto, una buona prestazione. È chiaro che il risultato non possiamo essere contenti, perché entriamo sempre per giocare la partita a avere un risultato positivo. Oggi non abbiamo avuto, ma la strada è quella lì. Oggi tanto tempo di gioco, li abbiamo messo il Napoli indietro, una squadra forte, e noi gli ultimi metri sicuramente da migliorare. Pierluigi Pardo. Da migliorare sicuramente la parte offensiva, non c'è dubbio, la parte difensiva invece funziona con zero gol subiti fino a questo momento. Ti chiedo se ti aspettavi da Kalulu una capacità di essere così pronto e così duttile da subito, e poi ti chiedo qualcosa su McKennie, perché come sai già l'estate scorsa sembrava a un certo punto fuori dai radar e poi diventare un giocatore invece molto importante, e oggi l'hai riproposto dopo la buona partita in Champions League. Sì, ha fatto anche oggi una buona partita, un giocatore che sa leggere molto bene lo spazio che deve occupare nel momento che deve occupare, un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area avversaria, dà un grande aiuto nella fase difensiva, un giocatore molto utile, un giocatore che sta bene, un giocatore che si sta allenando molto bene come tutti gli altri. Pierre, mi aspetto da lui questo, da come mi aspetto di tutti gli altri. Abbiamo giocatori forti che alla fine in campo insieme dimostrare il loro potenziale, sempre a beneficio del gruppo, della squadra. Grazie a mister Thiago Motta, in bocca al lupo. Grazie. Ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video post Juve Napoli 0-0. Premetto che non sono riuscito a vederla come avrei voluto, perché purtroppo sabato, ogni sabato alle 18 ho un impegno, insomma, personale, quindi purtroppo, così come è capitato la volta scorsa, anche questa e mi sa anche la prossima, perché anche la prossima si giocherà sabato alle 18. Sono lì che la vedo, poi smetto, poi riprendo, quindi non ho visto in maniera continuata purtroppo la partita, però insomma qualcosa ho visto, ed è l'ennesimo pareggio. Il pareggio è l'ennesimo 0-0, l'unico aspetto positivo è che non si prende gol, dopo 5 partite in campionato non prendiamo ancora gol, e sicuramente dalla cintola in giù posso dirmi soddisfatto, perché quando non si prende gol vuol dire che non si perde. Però purtroppo dall'altra parte, se non si segna non si vince, quindi non vinci ma non perdi, e pareggi alla fine. Insomma, siamo al terzo pareggio per 0-0, ed è più o meno, anche se non è stato proprio lo stesso pareggio di quello che abbiamo visto contro la Roma, è stato un po' meglio, anche se il primo tempo non mi è piaciuto, però comunque il secondo tempo già un po' meglio. Purtroppo fatichiamo tanto, fatichiamo nell'ultimo passaggio, fatichiamo ad arrivare lì davanti. Vlahovic ha già di suo nel primo tempo, perché poi è uscito, difficoltà a livello realizzativo, a livello di testa, se poi non viene neanche servito, o perlomeno si fatica anche a servirlo, onestamente bisogna dire, insomma, che non si riesce a fare miracoli, quello sicuramente sì, nonostante Vlahovic debba darsi una sveglia anche lui, così come un po' tutti dalla cintola in su, perché dalla cintola in giù io sinceramente non mi posso neanche più di tanto lamentare. Tra l'altro oggi mancava Gatti e mi pare che insomma sia andata anche abbastanza bene. Lukaku l'abbiamo annullato con un Bremer sontuoso, Di Gregorio ha fatto una grande partita, mi è piaciuto, quindi alla fine dei conti, ripeto, dalla cintola in giù non posso dire nulla. Purtroppo è lì davanti il problema della Juventus, e quando troviamo queste squadre che si chiudono, tendono un po' a giocare chiuse dietro, facciamo molta fatica. In Champions magari non succede, perché
magari le squadre che giocano in Champions sono un po' più votate all'attacco, quindi ti lasciano più spazio soprattutto dietro. Però purtroppo qua bisogna fare qualcosa, perché comincia a diventare veramente preoccupante, non tanto la classifica, perché la classifica siamo agli inizi, quindi quella si può anche eventualmente recuperare, e spero ovviamente che si possa recuperare, ci conto che possa essere recuperata. Piuttosto la mancanza di gol, quella preoccupa tanto, ed è emblematico il fatto che Vlahovic sia uscito nel primo tempo, quindi tra il primo e il secondo tempo, per scelta tecnica, non per problemi fisici, come poi ha anche detto nell'intervista Thiago Motta. Ma poi, non avendo Milik, quindi non avendo un vice Vlahovic effettivo, non capisco insomma la scelta di Timothy Weah lì davanti, quando hai al limite, diciamo, un paio di scelte secondo me che potevano essere: esposto Nico Gonzalez come punta, perché l'ha anche fatto, e metto Weah al posto di Nico Gonzalez, quindi sulla destra piazzo Weah, che bene o male è anche il suo ruolo, e lì davanti Nico Gonzalez, che può in qualche modo fare la punta, invece insomma Timothy Weah, insomma. E oppure metto Hatzic, che comunque può giocare, è un trequartista, però anche sull'esterno non fa male, però comunque sì, insomma, cioè, qualche scelta migliore poteva averla. A me sinceramente mi è sembrato un po' un azzardo Timothy Weah, non so, forse perché puntava sulla velocità del giocatore, però sinceramente insomma mi sembra una sorta di riadattare. E se col senno di poi possiamo dire che secondo me questa è effettivamente una sorta di situazione per cui Giuntoli avrebbe dovuto pensarci, nonostante comunque ha fatto un bel mercato, e lo ribadisco ancora una volta. Perché? Perché Milik veniva da un infortunio già patito negli europei, quindi era già infortunato. Vlahovic era un po' un'incognita, quindi magari una sorta di vice Vlahovic potrebbe essere, insomma, importante adesso averlo. So che fare il mercato magari dopo è facile, però insomma, purtroppo è così. Ripeto, buona il fatto di non aver preso gol, però continuiamo a avere difficoltà lì davanti, non si possono continuare a fare queste prestazioni, ma non tanto, perché poi alla fine, cioè, abbiamo incontrato, c'è da dire, la Roma e il Napoli, quindi insomma due big match, diciamo così. E il Napoli, tra l'altro, non ha avuto la partita di Champions in settimana, non ha avuto la partita di Coppa, quindi il Napoli ha preparato tutta la settimana solo questa partita. Noi abbiamo avuto la partita di Champions e poi la partita appunto di oggi. Però è poco, è una Juve che sta piano piano usando un po' di più, quindi un po' meglio rispetto all'Empoli, un po' meglio rispetto alla Roma, però bisogna fare un po' di più lì davanti, bisogna essere un po' più propositivi, proviamo il tiro da fuori, cerchiamo di metterle in difficoltà in qualche modo, perché se diamo l'input all'esterno, che se troviamo le squadre chiuse facciamo difficoltà e andiamo un attimino appunto in crisi, inevitabilmente le prossime squadre faranno la stessa cosa, perché comunque un pareggio con la Juve non è assolutamente da buttare per chi ci affronta. Per noi invece, insomma, è, non dico una battuta d'arresto, però insomma, quasi siamo lì. Va bene, in attesa di vedere un po' meglio, magari una sintesi un po' più completa per poter fare una sorta di giorno dopo, anche se insomma ipotizzo non è che ci sia molto da dire, perché insomma una partita bene o male a grandi linee l'ho vista, insomma, non avrei tanto da dire, se non quella menata di doveri nel momento in cui non hai fischiato quel fallo assolutamente mostruoso. Quello era un retropassaggio chiaro, non è che c'è da capire se effettivamente poteva essere o meno un retropassaggio, lì è un retropassaggio e il portiere non poteva prendere con le mani, quindi bisognava dare il calcio di punizione lì al limite dell'area piccola, invece ovviamente insomma non è successo. Però con noi succedono tutte all'inverso, fermo restando che, come ho detto prima, insomma la partita l'abbiamo pareggiata noi. Però se dobbiamo andare a fare le pulci come gli altri li fanno a noi, o come gli altri li fanno per fatti loro a convenienza, dobbiamo dire che doveri assolutamente sbagliato, così come l'hanno detto anche in telecronaca. Poi purtroppo il VAR non capisco perché non debba intervenire, oppure non può intervenire. In quel caso insomma è un chiaro errore palese da parte dell'arbitro. Adesso vorrei capire insomma se eventualmente Rocchi dirà qualcosa a tal proposito.
Detto questo, io vi ringrazio, un po' deluso, però vi ringrazio, sempre più innamorato della mia Juventus. Vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live. Mi scuso per la luce che è quella che è, però appunto sono insomma in macchina e sono le 21, quindi insomma è un po' più tardi di quello che poteva essere. Grazie, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!